ciclo. Rilanciamo ancora per l'ennesima volta, costretti dal virus che sta imperversando a tenere un profilo di attenzione, anche se siamo entrati nella fase 2. Oggi a Genova però c'è brutto tempo, piove, quindi probabilmente molti di voi sono comunque rimasti in casa per evitare di aprire l'ombrello. E con questo quinto ciclo dedicato ai viaggi ai quattro angoli del globo ci spostiamo veramente perché ce ne andiamo in Sud America, ce ne andiamo in Brasile, in realtà torneremo poi anche in Europa inevitabilmente perché abbiamo imparato insieme come spesso questi artisti dei quali abbiamo affrontato la poetica e la biografia sono anche dei grandi viaggiatori, viaggiatori per passione, per cultura, per formazione. E anche Tarsila do Amaral non sfugge a questa necessità di spostarsi da una parte all'altra dell'oceano per approfondire la sua conoscenza dell'arte, la sua formazione e regalarci quelle emozioni visive che tra poco andremo a scoprire insieme. Bene, Tarsila do Amaral, 1886, luogo di nascita, una fazenda, quindi una istituzione agricola fondamentale in quel Brasile che nel 1886 stava sempre di più e radicalmente puntando la sua economia sul latifondo, cioè sulla grande impresa agricola. E stava peraltro da poco abbandonando anche l'utilizzo della forza lavoro schiavistica. Per cui in questo mondo di proprietari, di ricchi proprietari terrieri, dove veniva prodotto soprattutto il caffè e poi lo zucchero e altre materie prime fondamentale, nasce la nostra Tarsila, nipote di un fazendero chiamato O Milionario. Sembra quasi una definizione napoletana, no? In realtà era appunto un ricco possessore di terre che garantirà ai suoi figli e ai suoi nipoti, nel caso specifico a Tarsila, una formazione culturale di prim'ordine grazie alle risorse economiche che la famiglia disponeva. Come spesso accade, però, le fortune economiche vanno e vengono, e sarà anche il caso delle fazende della famiglia di Tersila. Infatti, l'immagine che vedete vi fa vedere una casa apparentemente abbandonata e in evidente condizione di degrado. Questa casa, che è quella nella quale è nata Tersila, però, come potete notare, è soggetta ai lavori di restauro perché da qualche anno è nato un progetto volto a valorizzare i luoghi di Tersila e in particolare a restaurare e trasformare in museo il luogo in cui è nata. Luogo in cui è nata, che qui vedete in mappa, è vicino a San Paolo, quindi lei è una paolista a tutti gli effetti, studierà infatti a San Paolo do Brasile, dove i suoi genitori la mandano per perfezionare la sua formazione culturale, non paghi di quanto si può avere nel Brasile di quegli anni, che è ancora un Brasile che si sta sviluppando dal punto di vista culturale, mandano la giovinetta, qui la vedete adolescente, nel 1902 a Barcellona, dove andrà perfezionando presso un istituto di suore, un collegio, diciamo, per fanciulle della buona borghesia, della ricca borghesia, il collegio del Sacro Cuore, dove perfezionerà la sua formazione culturale, ma metterà anche subito in evidenza la sua predisposizione nei confronti delle arti. Queste fotografie vi restituiscono l'immagine di una Tarsila decisamente avvenente, che diciamo è avvicinabile per quello che può essere il suo fascino fisico a una Tamara delle Impicca, altra protagonista di questi anni, anche se più giovane di lei, perché la Tamara nasce nel 1800 98, oppure al fascino straordinario di una Georgia O'Keeffe, che è praticamente contemporanea di Tersila, perché Georgia O'Keeffe nasce nel 1887, quindi l'anno dopo, e sarà una grande protagonista del surrealismo americano. Avremo modo
di parlare. E questa è San Paolo, negli anni in cui la conosce Tersila. Siamo infatti tra il 1902 e il 1920, una città assolutamente europea nello stile, una città eclettica nella quale stili e modi di vita tipici dell'Europa mediterranea, in particolare della Spagna, ma anche dell'Europa atlantica, ovviamente il Brasile, scusate, il Portogallo, dal quale il Brasile promana in termini istituzionali, essendo prima territorio di conquista del Portogallo, poi regno sottoposto all'autorità del Portogallo e finalmente repubblica, una repubblica costituzionale che nasce proprio a partire dagli anni 80 dell'Ottocento e nella quale di fatto quindi cresce la nostra Tarsila. Un Brasile in magmatica crescita economica. Questa è San Paolo nel 1920, vedete che è una città assolutamente moderna, allineata sui canoni architettonici, come vi dicevo, dell'Europa, di quell'Europa appunto atlantica e mediterranea che ho citato, ma anche di un'Europa continentale. E soprattutto tedesca, perché il contributo dato da intellettuali e da architetti della lingua di Goethe sarà fondamentale proprio in questi anni. E questi sono anche gli anni in cui il Brasile si sta arricchendo, e vedremo queste intersezioni anche nella vita di Tarsila, di una grande quantità di persone che arrivano proprio dall'Italia. Ancora oggi la componente di italiani, o meglio di italiani di seconda, terza ormai generazione e anche quarta, è altissima. Ci sono più di 30 milioni di brasiliani che sono originari dell'Italia, nel senso che i loro avi, i loro bisnonni, i loro nonni sono arrivati dall'Italia. Il 15% della popolazione non di colore del Brasile è di fatto originaria dall'Italia. E perché abbiamo questo arrivo così massiccio proprio tra gli anni 80 e i primi anni del Novecento? Proprio perché le fazende non hanno più a disposizione quella manodopera quasi gratuita che era la manodopera di colore, e a causa, anzi, dovremmo dire in virtù dell'abolizione dello schiavismo, e quindi l'esplosione economica del Brasile e la tenuta economica del Brasile in qualche modo sarà proprio legata all'afflusso costante di manodopera a basso costo che arriva dall'Europa e in particolare arriva proprio dalla nostra penisola. Anzi, vi dirò di più che negli anni 80 e 90, insomma negli anni della giovinezza, dell'adolescenza e della giovinezza di Tarsila, gli italiani arrivano in grande quantità perché attraverso dei meccanismi economici un po', diciamo, complessi, avevano la possibilità di scontare con il loro lavoro in Brasile il pagamento del viaggio di andata. Questo fa sì che molte persone povere che non avevano neanche i soldi per pagarsi il viaggio in terza classe sui transatlantici che raggiungevano il Sud America partano e raggiungano appunto il Brasile, spesso andando però a vivere in condizioni veramente spaventose perché con il frutto del loro lavoro in Brasile dovevano riscattare le quote viaggio che avevano avuto in anticipo. Questo mette molte famiglie veramente in condizioni assolutamente tremende, per cui nel 1902 in Italia viene emanata una legge, un dispositivo di legge che è la legge Pepetti, che impedisce agli italiani di emigrare in Brasile se non hanno almeno i soldi per pagarsi il viaggio, in modo da tutelare da un certo punto di vista la nostra emigrazione, permettendo di arrivare alle persone senza avere già dei debiti pregressi, di arrivare in Brasile senza debiti pregressi, e questo rallenterà, ma non cancellerà, il flusso di partenze verso il Sud America. Ecco, in questo mondo quindi, che vedrà una componente italiana molto forte, e capirete tra poco perché vi ho anticipato
questo dato si forma l'adolescente Tarsila che nel 1902 arriva in Europa per la prima volta per studiare a scuola, nella scuola del Sacro Cuore di Barcellona dove sta 2 anni e nel 1904 è pronta per ritornare a casa, avendo però già manifestato, come vedete da questa sua copia di un'opera che rappresenta proprio il Sacro Cuore di Gesù, una evidente predisposizione nei confronti della pittura. Questa è un'opera tradizionale, una copia di un quadro diffuso di devozione popolare, rappresentato anche sulle immaginette e così via, ma è la prova appunto che Tarsila si dedicherà di fatto, si vuole dedicare, si dedicherà poi di fatto all'arte. E qui abbiamo un salto temporale nella sua produzione artistica, ma non nella sua vita, perché come vedete siamo arrivati al 1920 e siamo già a Parigi, in quella Parigi che tutte le volte nelle conferenze che abbiamo inanellato in questo periodo abbiamo citato essere appunto luogo di transito obbligato di tutti gli artisti viaggiatori. Cosa è successo dal 1904 al 1920? Beh, nella vita di Tarsila sono successe un sacco di cose. Tanto il suo ritorno in Brasile, quando ha appunto 22 anni circa, la mette di fronte a quello che è il destino della maggior parte delle donne in Brasile e anche delle donne che hanno una buona istruzione e anche un buon livello, diciamo così, di autonomia, sposarsi. La società brasiliana è una società molto conservatrice e se qualcuno di voi, anche per accidente, è andato a sbattere in quelle telenovelas che continuano a essere trasmesse anche nei nostri giorni, avrà visto qual è la descrizione dei rapporti uomo-donna all'interno di queste società, che sia l'Argentina che sia il Brasile, la condizione della donna è sostanzialmente una condizione subalterna. E proprio per questo motivo il destino di Tarsila, nonostante sia quello di una donna intellettualmente raffinata e comunque autonoma anche economicamente, quella di sposarsi ed è quello che succede anche a lei. Si sposa con un medico, André Teixeira Pinto, il quale dimostra subito di non aver capito niente della sua giovane sposa, perché la mette di fronte a un out-out, o il matrimonio o la pittura, o il matrimonio o i tuoi interessi. Tu non devi dipingere, devi fare la mogliettina pronta ed eventualmente la madre, e infatti Tarsila diventa mamma di Dulce, la figlia che la accompagnerà praticamente per tutta la vita. Un rapporto molto forte tra questa mamma e questa figlia. Però dopo un po' di anni, quando Dulce ha circa una decina d'anni neanche compiuti, il matrimonio va letteralmente a rotoli. Troppo forte il carattere di Tarsila, troppo forte il suo desiderio di dedicarsi alle arti, troppo forte il suo desiderio di emancipazione e troppo difficile comunicare con questo marito che non intende ragioni. Si arriva alla rottura, la pittrice se ne torna a casa nella fazenda di famiglia, in quella località che avete visto vicino a San Paolo, se lo può permettere, i suoi genitori sono ricchi. Si porta dietro la figlia e poi decide di dedicarsi effettivamente a quella che è la sua passione, l'arte. Quindi si prende Dulce, la figlioletta, e se ne va a Parigi. 1920, Europa, Parigi, ancora una volta, Académie Julien, quell'accademia che abbiamo citato ogni volta, aperta agli stranieri, e lei va a Parigi, studia a Parigi arte. Questo è un quadro assolutamente di taglio impressionistico, infatti, come tessitura del colore, no? Impianto della pennellata. Intanto, ovviamente, a Parigi incomincia a conoscere un sacco di gente che poi frequenterà anche negli anni successivi: Picasso, Glaeser, Leger, Brancusi, eccetera, eccetera. Se ne va anche in Spagna, visto che vi ricordo lei aveva studiato a Barcellona, portandosi dietro la figlioletta nel 21 e poi ritorna a Parigi. Questo è un quadro realizzato proprio all'interno dell'Académie Julien. Vedete che è ancora un quadro impressionista, con nudo di donna, perché in questa accademia era consentito alle donne
assistere e seguire anche le lezioni di nudo, come abbiamo già detto, autoritratto, con questa impostazione che schiaccia comunque l'occhio, un po' con i colori forti che arrivano anche dalla pittura spagnola, ma anche dalla pittura barocca, perché no? E ogni tanto queste digressioni formative nei confronti delle pennellate diluite tipiche dell'impressionismo, con un ricordo nei confronti di quella che era stata la scuola nella quale, cattolica di Barcellona, nella quale si era formato. Allora, questi quadri che vedete, che sono realizzati tutti durante il soggiorno parigino degli anni 20, ci dimostrano in maniera inequivocabile la sua adesione a una pittura sostanzialmente tradizionale ancora, no? Se pensate che siamo negli anni 20, Modigliani muore nel 20, c'è già stata la grande versione del cubismo, no? E di tutte le avanguardie di cui ben sappiamo, il suo modo di dipingere è, direi, abbastanza tradizionale o comunque legato a quella impostazione appunto tardo impressionista che ancora tiene banco nella formazione, soprattutto degli stranieri che arrivano da contesti lontani che l'impressionismo non hanno conosciuto. Quindi lei si appropria definitivamente delle tecniche della pittura a olio, che come vedete padroneggia poi in maniera assoluta, e grazie a questo se ne torna nel 1900 22, poi se ne tornerà nel 1922, ormai completamente, non completamente, ma ben formata alle tecniche pittoriche, a San Paolo del Brasile, dove nel frattempo stavano succedendo un sacco di cose interessanti, delle quali aveva avuto già notizia standosene a Parigi. Infatti, il signore che vedete è quello che diventerà poi suo secondo marito, Osvaldo de Andrade, qui nel primo ritratto che lei le fa nel 1922, Osvaldo de Andrade, insieme ad altri che andremo via via incontrando, era stato nel 1922, nel febbraio del 1922, il promotore di una settimana di arte che sconvolgerà la storia dell'arte in San Paolo del Brasile e in tutto il Brasile. Come ecco, questo è un altro ritratto che fa di quello che diventerà suo compagno e poi il suo secondo marito, dove sentite chiaramente gli influssi di Glaze, un maestro che si era avvicinato al cubismo ma aveva mantenuto, ecco, diciamo, una sua autonomia, e comunque, ecco, questa pittura che era anche influenzata dal futurismo, perché vi ricordo che Marinetti da Parigi continuava a transitare. E il futurismo, soprattutto in Sud America, avrà, e in Brasile in particolare, avrà un seguito molto interessante, capiremo perché. Sempre nel 22, sempre a San Paolo del Brasile, un altro intellettuale raffinatissimo, un letterato soprattutto, Mario De Andrade, che non è parente di Oswald, e questo cognome De Andrade è tipico dell'area portoghese, quindi è molto diffuso, è un po' come un Rossi italiano per intenderci. Mario De Andrade si era fatto promotore appunto di questo rinnovamento delle arti, della cultura, soprattutto della cultura anche musicale, in un Brasile che stentava a farsi conoscere. Così la nostra Tarsila, nel 1922, a metà, a giugno del 1922, prima di partire per il Brasile, era riuscita a piazzare quest'opera che vedete, ancora dipinta secondo le tecniche impressioniste, a Parigi nell'esposizione dei pittori francesi, nel Salon francese. E aveva intitolato questa opera in una maniera molto particolare, O Passaporto, il passaporto, perché? Perché grazie a quest'opera lei aveva ottenuto, no, un passaporto particolare, quello di entrare nell'empireo dei pittori francesi, di essere ammessa donna straniera nel Salon degli artisti francesi del 1922. Quindi un riconoscimento prestigiosissimo che in qualche modo le confermarono che la sua predisposizione nei confronti della pittura e dei temi pittorici era veramente l'elemento da perseguire, e le permisero di partire per
di nuovo per San Paolo dopo aver messo a segno questo grosso colpo. Quindi quando arriva San Paolo del Brasile, ovviamente gli intellettuali e gli artisti di San Paolo sanno che lei ha esposto l'opera alla mostra parigina e che a Parigi lei si è ritagliata, diciamo, un posto al sole, no? Una visione importante. Arriva appunto a San Paolo e conosce alcuni personaggi che avevano contribuito alla formazione della settimana di arte moderna. Tra questi conosce Anita Malfatti, cognome assolutamente italiano, perché Anita Malfatti apparteneva, era nata in Brasile, ma da genitori italiani. E Anita Malfatti è una pittrice che diventa sua amica, e infatti il quadro che vedete è un quadro che viene dipinto nello studio che le due donne, diventate amiche, condividono. È intitolato Le Margherite di Mario De Andrade. Mario De Andrade lo avete già visto. Mario De Andrade diventa amico di entrambe e aveva mandato un mazzo di fiori a tutte e due per omaggiare queste giovani donne intellettuali, e così la Atersila fa il dipinto che ci ricorda un po' i colori e l'impostazione anche di Matisse, no? Del mazzo di fiori ricevuto da De Andrade nello studio che lei condivide con questa giovane pittrice donna che aveva contribuito alla nascita della Settimana delle Arti a San Paolo nel 1922 e che si chiama Anita Malfatti. Cos'era successo in quella settimana che va dall'11 al 18 febbraio del 1922? Beh, un sacco di cose. Tanto erano state portate le musiche di Stravinsky, non so se mi spiego, in Brasile per la prima volta. Nel teatro municipale di San Paolo erano state organizzate delle mostre, delle azioni teatrali assolutamente innovative e soprattutto degli spettacoli musicali. Questo è il Teatro Municipale di San Paolo, dove fu organizzata questa settimana di arte moderna, fondamentale per far conoscere al pubblico dei giovani artisti, ma anche in generale degli intellettuali brasiliani, che tutto sommato ancora guardavano alla pittura dell'Ottocento, alla musica dell'Ottocento, alla grande tradizione classica come modello di riferimento costante, tutto quello che nel frattempo era successo, stava succedendo sul piano musicale, teatrale, ovviamente pittorico, in Europa. Grande shock, quindi, questi anni 20 iniziano a San Paolo all'insegna del cambiamento e i protagonisti di questo cambiamento sono dei giovani, Mario Andrade in questo caso è il primo personaggio sulla sinistra in piedi che ha gli occhialini rotondi, architetti, giornalisti, all'interno del quale si trovano anche delle donne, eccolo qua il gruppo che contribuirà a aggiornare le arti in Brasile. La prima che vedete è una scrittrice, Pagu, che diventerà moglie di Osvaldo de Andrade, il secondo marito di Tarsila do Amaral, dopo che i due si lasceranno. Poi abbiamo Elsie, abbiamo Tarsila do Amaral, che è la quarta figura da destra, quella che ha il pellicciotto, diciamo, intorno. Anita Malfatti, che è l'ultima sulla destra, e dietro tra Tarsilia e Anita, vedete che c'è Osvaldo De Andrade, appunto colui che, questo intellettuale che diventerà poi il secondo marito di Anita, di Tarsila. Anita Malfatti, eccola qui in questa bella foto che ci fa vedere anche la sua avvenenza fisica, diventerà, come vi dicevo, una amica importante nella formazione di Tarsila, ma sarà soprattutto un'animatrice di quel gruppo dei cinque che costituirà l'ossatura del cambiamento delle arti e della cultura in Brasile negli anni 20. E chi costituisce il gruppo dei cinque? Mario De Andrade, ne abbiamo già visto l'immagine, scrittore, soprattutto giornalista.
Osvaldo De Andrade, scrittore, giornalista e anche un po' pittore, poi secondo marito di Tarsila, Anita Malfatti, di cui abbiamo l'immagine davanti, animatrice dei circoli culturali e pittrice, Paolo Menotti del Picchia, altro nome, Menotti del Picchia, assolutamente italiano, anche lui nato in Brasile da due genitori che provenivano entrambi dall'Italia, scrittore, giornalista, intellettuale estremamente raffinato, che costituiranno il nucleo portante di questo gruppo che porterà all'emancipazione delle arti in Brasile, che è il gruppo dos Cinco, il gruppo dei Cinque. E qui apro e chiudo una parentesi, collegandomi anche un po' agli incontri, alle conferenze che abbiamo tenuto in questi giorni del Covid. Abbiamo parlato ad esempio del gruppo dei Sette, i pittori che danno, no, una bella scrollata alle arti canadesi, alla pittura del paesaggio. Gruppo, ecco, vedete come in questi anni della prima metà del Novecento si hanno sostanzialmente due modi di operare. Uno è quello dei manifesti culturali, manifesto del futurismo, manifesto del surrealismo, cioè l'emanazione di un documento all'interno dei quali le persone si riconoscono creando una corrente culturale, no? Piuttosto rigorosa, perché vengono dettati i punti di adesione a queste, gruppi, a queste, scusate, linee culturali. E poi i gruppi, cioè soluzioni, no? Molto più libere di persone che spontaneamente si aggregano e poi si lasciano, costituendo in maniera informale, ma non per questo meno forte e meno reattiva, dei gruppi culturali che riescono a modificare dall'interno il portato delle arti. Il gruppo dos Cinque è fondamentale perché rappresenta la svolta modernista, il cambiamento della cultura a 360 gradi nel Brasile e soprattutto nella San Paolo degli anni 20. Quegli anni 20 che, come vi dicevo, sono segnati dall'ultima ondata di emigranti italiani, tanto è vero che in questo gruppo dei cinque, due sono originari dell'Italia. E se ci mettessimo a guardare l'elenco degli intellettuali che contribuiscono in maniera fondamentale al cambiamento della cultura brasiliana, ci renderemo conto che il contributo italiano è stato veramente fondamentale. Quindi non un contributo marginale, fatto soltanto di quelle maestranze, di quella manodopera miserrima, no, che arrivava in cerca di migliori fortune in Brasile, ma anche un riscatto sociale, perché molti dei figli e dei nipoti di questa prima ondata di emigrazione povera raggiungono rapidamente, studiando, posizioni anche di prestigio e diventano, per così dire, i portavoce di un cambiamento intellettuale che poi avrà delle ricadute a 360 gradi. Tarsila è una donna di grande personalità, non soltanto darà un suo contributo fondamentale al rinnovamento modernista, ma sarà colei che, similmente a quello che qualche anno più tardi farà la più nota dalle nostre parti, quantomeno Frida Kahlo in Messico, darà un contributo anche dal punto di vista della capacità di costruire un immaginario culturale in relazione al ruolo delle donne. Guardate questo autoritratto del 23, che risente ancora una volta delle impostazioni cubiste che lei aveva conosciuto nella Parigi degli anni 20. Però guardate soprattutto come si pone, con questo abito rosso, quindi di un colore eversivo di per sé, no? Molto elegante, lei che è una modernista, quindi è fortemente ancorata a quelle che sono le tradizioni della cultura brasiliana, e che avrà a dire: io sono brasiliana fino in fondo, mi sento profondamente brasiliana e spero di imparare da coloro che non sono ancora stati corrotti dall'accademia, quindi da tutti quelli che fanno parte della cultura brasiliana, della cultura popolare brasiliana,
per dipingere in una maniera nuova. Compie, in altri termini, prima di quello che fa Frida Kahlo nel Messico degli anni 30, una sorta di sciacquatura dei panni Narno. Queste ovviamente non saranno la sciacquatura dei panni Narno, ma è una sciacquatura nella cultura del Brasile, ponendosi come elemento di rottura da una parte, ma anche di rinnovamento delle arti guardando alla tradizione e soprattutto con una grande attenzione a quella che è anche la sua immagine. Nel senso che la Tarsila è una donna molto attenta, ad esempio, al look, per usare una parola moderna, esattamente come lo sarà la Lempicka, che diventerà una musa dell'eleganza, soprattutto nel periodo italiano, ma anche e soprattutto quando poi arriverà a New York, quando la casa di Tamara de Lempicka, tutta in bianco e nero, diventerà il luogo del jet set di New York, ma diventerà anche il modello di riferimento dell'arte e dell'architettura degli anni 30 e degli anni 40. Bene, Tarsila è una donna molto elegante. È una donna che si va a vestire, si fa arrivare gli abiti dall'haute couture di Parigi. Claude Poiret sarà il suo sarto di fiducia e lei quindi si veste con questi abiti estremamente eleganti e sarà molto attenta sempre anche alla sua dimensione appunto di abiti e di eleganza con un suo stile assolutamente inconfondibile. Così, appunto, a cavallo tra gli anni 20, lei da una parte è uno degli esponenti del gruppo dei cinque, dall'altra diventa una musa della cultura, ma anche del sapersi porre all'interno della società paulista, e a questo punto la sua relazione con Oswald de Andrade diventa nota a tutti, diventa una relazione che sfocerà di lì a poco nel matrimonio. Ma questo matrimonio arriverà qualche anno dopo. Siamo arrivati al 1923, che è un anno straordinariamente importante, perché lei ritorna in Europa, ci torna con Oswald de Andrade e da questo momento in avanti comincia a frequentare in maniera sistematica personaggi del calibro di Picasso, di Glaize, di Léger, di Brancusi, di Cocteau, di Blaise Cendrars. E questo quadro, che sarà letteralmente adorato da Ferdinand Léger, che diventerà di lì a poco il suo maestro, Ferdinand Léger, del quale noi abbiamo visto lo splendido museo a Biot qualche anno fa, insieme agli amici di arte sul Cammino, mi sembra fosse il 2013 o giù di lì. Un luogo nel quale però vale la pena tornare. Léger, il maestro del cubismo-tubismo, del quale parleremo tra poco, si innamora letteralmente di questo quadro, intitolato La Negra, un soggetto scomodo, no? Perché le persone di colore raramente erano rappresentate, che è un tentativo di fare sintesi formale nella rappresentazione di un volto, come vedete in questo quadro, che risente in maniera esplicita proprio delle prove tecniche, diciamo, delle pitture e dei disegni, da una parte dello stesso Picasso di quegli anni, del Picasso del Minotauro e di altre, opere, soprattutto illustrative, ma anche appunto di quel passaggio dall'ultimo cubismo al ritorno, diciamo, alla pittura tradizionale, che di lì a poco si consumerà in tutta la stagione. Allora, sono gli anni, siamo nel 23, siamo a Parigi, lei frequenta Léger, e però incomincia a cercare una sintesi tra quelli che sono i colori, e i personaggi e la cultura del mondo brasiliano e quello che è il mondo cubista. Per lei l'esotico è la terra dalla quale proviene, per lei la modernità è la sintesi della forma. E quindi l'utilizzo dei colori, la citazione dei paesaggi del mondo paulista
si fonde con quella che è appunto la sensibilità cubista di Léger, che diventa il suo maestro. Ma in quegli anni, come vi dicevo, ha la possibilità di conoscere Blaise Cendrars. Cendrars è uno svizzero naturalizzato francese che nel 1924 decide di venire in Brasile per conoscere il dinamismo di questa cultura brasileira che sta cambiando con una velocità straordinaria, perché questi sono gli anni in cui le fazende alimentano con quelli che si chiamano, se volete, i cicli di Kondratiev, cioè l'accumulo, diciamo, delle risorse economiche date dal latifondo, la grande industria. Sta nascendo un capitalismo industriale sempre più forte anche in Brasile. Il Brasile sta diventando una potenza anche industriale, non più soltanto basata sull'economia agricola del latifondo. E quindi questa economia in magmatico sviluppo attrae l'attenzione di un intellettuale raffinato e peculiare come Blaise Cendrars, che nel 1924 decide di arrivare in Brasile. Qui vediamo una foto in cui c'è sulla sinistra Olivia Guendes Penteado, che è stata un'importante intellettuale, ancora una volta una donna. Vedete come questo mondo sudamericano pullula di grandi figure femminili, delle quali noi ignoriamo, a parte appunto la già citata Frida Kahlo, l'esistenza, e che invece hanno dato e hanno avuto un ruolo fondamentale nel cambiamento culturale. Come vi dicevo, Olivia Guendes Penteado era la musa, l'interprete, anzi, di quelle che possiamo chiamare le avanguardie brasiliane. Poi al centro avete Blaise Cendrars, che era già stato amico di Modigliani, che le fa un bellissimo ritratto. Quella signora con il cappello, al centro della fotografia è appunto Tarsilia, do Amaral. A destra vedete Oswald de Andrade, e il ragazzino che è seduto sul bordo del muretto è invece None, il figlio di Oswald de Andrade. E si trovano in una fazenda, la fazenda di Sant'Antonio, che era una fazenda di proprietà appunto della famiglia di Tarsila. Che cosa succede con l'arrivo di Blaise Cendrars? Guardate che il 24 è un anno importante nella storia della cultura e delle avanguardie, perché è l'anno in cui Breton scrive il manifesto del surrealismo. Cendrars non è un surrealista, però è affascinato dal movimento, no? Dal cambiamento del Brasile, va giù in Brasile, via dal Brasile, e va ad assistere alle feste del carnevale, nelle zone delle minerarie, insomma attraversa il Brasile, e chi ha al suo fianco? A Tarsila. Quindi scrive un diario di viaggio del Brasile, anzi più di un diario di viaggio, che sarà poi illustrato dalle immagini di Tarsila, che diventa una illustratrice di questi diari di viaggio. Quindi, mentre lei viaggia insieme a Blaise Cendrars, e continua ovviamente un dialogo serrato sull'emancipazione della cultura, dipinge i luoghi che via via incontra con Cendrars. E si porta dietro anche lo studio tardo-cubista di Léger, come potete vedere in maniera chiarissima in questi studi. Guardate questa forma, sembra quasi quella di un manichino, no? Sintetica. E adesso guardiamo quest'opera di Léger, che appunto è autore che abbiamo frequentato ripetutamente in occasione di mostre e visite fatte un po' in giro per il mondo, a cominciare da Basilea e in altri contesti, e sentite, no, che il cubotubismo di Léger ha fatto breccia nella sensibilità di Tarsilia de Amaral. Léger, che continua a rimanere poi amico per tutta la vita, Léger che era comunista, e questa cosa ritornerà anche dal punto di vista ideologico nella formazione di Tarsilia de Amaral, continuerà a mantenere un rapporto di amicizia con Tarsila anche quando sono lontani. Guardate la meraviglia, no, di queste forme in cui sentite proprio, no, una pittoricità che viene rielaborata proprio attraverso il cubismo, con un paesaggio selezionato e selettivo,
che è il paesaggio affettuoso e nello stesso tempo lirico del Brasile di quegli anni. Mentre sta viaggiando da una località all'altra insieme a Seldas, lei incomincia a dipingere un Brasile, che è un Brasile della modernità, come vedete in questo caso, no? Con infrastrutture moderne, con questi colori netti, precise, queste forme geometriche assolutamente essenziali, che sono frutto di una sua sensibilità propria, che è quella del rinnovamento, appunto, del cambiamento, in cui però il paesaggio, in qualche modo, sintesi formale del paesaggio, guarda costantemente a quei colori base che lei aveva visto nella pittura tradizionale, nelle immaginette, nei colori ovviamente della, della devozione popolare, ma anche della decorazione. Sembrano quadri un po' naif, no? Da un certo punto di vista, ma sono voluti. È una ricerca, ecco, costante di una forma che si manifesta attraverso un tratto cromatico netto, definito, geometrico, geometrizzante, selettivo, dove il colore è struttura, non è natura. Vuole evidenziare le forme primarie degli oggetti. Il progetto visivo che sta scorrendo davanti ai vostri occhi e che è alimentato da quella conoscenza che abbiamo anche visto nel precisionismo americano, se vi ricordate Grant Wood, per chi ha seguito le incontri precedenti, beh, siamo sempre lì, il mondo è quello, questa sintesi formale degli anni 20 e degli anni 30. Dicevo, questo modo particolare di interpretare la realtà, che è modernità, ma è anche tradizione, e che passa attraverso questa sintesi delle forme, ripeto, che però si coniuga a questi colori netti e definiti che non sono naturali, ovviamente, no? Sono un po' forzati. Sono quasi drammatizzati proprio perché sono sempre moderni. Questo è talmente evidente che quando ci parla del carnevale del 1924, il carnevale di San Paolo, al quale va a assistere insieme a Fendras, a testimoniare che gli occhiali con i quali lei sta guardando quel mondo sono gli occhiali della sua esperienza cubista e francese. Che cosa mette nel centro del carnevale paulista? Beh, una citazione. Di che cosa? Della Torre Eiffel. Quindi capite che questa è proprio l'esplicita dichiarazione di questo suo modo di interpretare la realtà brasiliana, brasileira, filtrata però attraverso l'esperienza che lei ha compiuto in Europa, conoscendo gli artisti europei, ma anche frequentando Blaise Cendrars e questo intellettuale raffinato che possiamo mettere un po' sullo stesso piano di Jean Cocteau. Piccolo salto cronologico, siamo nel 27, per dirvi come però la tradizione, la religiosità popolare non vengono affatto dimenticate. Immaginate di entrare in una casa e di vedere quegli altarini con il centrino, l'immaginetta, la fotografia degli avi. I fiori, e il lumino. Ecco, questa immagine che lei vedeva nelle case, brasiliane diventa il punto di riferimento, ad esempio, di questa rappresentazione che è un po' onirica, anche filtrata, della realtà. Torniamo a questo splendido ritratto modaiolo in cui il suo ovale è perfetto. Guardate la differenza che c'è nella capacità mediatica anche di porsi, mettendo in evidenza gli atu positivi del suo volto, la perfezione delle labbra, la scriminatura dei capelli, la presenza di questi due grandi orecchini, no? Di un bel volto. E poi pensate invece all'operazione simmetrica e contraria che invece fa Frida Kahlo, che invece mette in evidenza la sua bruttezza, che dice: io non mi tolgo, non mi faccio neanche la cerretta, non mi tolgo i baffi perché sono così e così mi dovete prendere, no? Sono due facce della stessa medaglia, di una rivendicazione del sé femminile, uno attraverso, diciamo così, la rottura con quelle che sono le convenzioni sociali, Frida. Da questa parte invece
attraverso la rivendicazione di un'emancipazione che passa attraverso anche il gusto, l'adesione ai riti della borghesia, alla quale lei comunque appartiene, che non rinnega, no? La frequentazione, come vi dicevo, degli atelier più alla moda, che però non le impediscono di guardare anche l'altro mondo, quello della tradizione, di questa numerosa famiglia popolare, descritta, se guardate, con attenzione anche con un declinare della pelle che è diverso, che non è chiaro e bianco, no? Che è un po' colorato, un po' ambrato, perché ovviamente gli schiavi liberati incominciano, anche se lentamente, a mescolarsi al resto della popolazione. E poi, sempre nel 24, scrive, e qui sentite come c'è una sorta di gioco quasi surrealista, onirico. Guardate quest'albero le cui fronde sono diventate dei cuori, no? Questi animali che sono un po' veri e un po' fantastici. In questo quadro lei scrive alla figlia Dulce dicendo: sto dipingendo qualcosa che è metà realtà e metà fantasia, mi sto inventando anche degli animali. È un mondo all'interno del quale incomincia ad entrare anche la visione surreale, quella del sogno, quella dell'immaginario, quella di un mondo che guarda la realtà, ma guarda anche alla fantasia, che guarda al passato, ma guarda anche al futuro. Ecco quindi, sintesi della forma, colore, ribadisco, usato con una tecnica che non è naturalistica, ma è invece di solida rappresentazione dei volumi. Attitudine quasi naif, che però deriva dalla scomposizione delle forme di tipo cubismo, desiderio di raccontare le tipicità del mondo brasiliano con un linguaggio però nuovo, che non sia quello dell'Ottocento, ma sia vicino alla modernità. Guardate ad esempio questo quadro che è intitolato Il Palmizio, dove le palme sono diventate degli esili, esili fili proiettati verso il cielo. Quindi questo mondo di realtà che è fatto di natura, di fazenda, ma anche, abbiamo detto, di impianti tecnologici che vengono messi e di luoghi nei quali si vanno a comprare, come in questo mercato di fiori e di frutta, in maniera immaginifica quasi, tutte le possibili realtà. E guardate che il giovane Miró dipingeva un po' così, poi cambierà il suo stile di pittura, la porta a ritornare a Parigi nel 1926 per organizzare una sua mostra personale. La Galerie Percier si trova in Rue de la Boétie, dove c'erano le grandi gallerie d'arte, quella di Rosenberg per intenderci. E qui lei organizza la sua prima mostra monografica, cioè dedicata solo a lei, con una ventina e più di quadri, in cui appunto il pubblico parigino la può conoscere. Da questo punto di vista, quindi, il connubio con Blaise Cendrars l'ha aiutata notevolmente, perché Cendrars le ha spalancato le porte, diciamo così, dell'arte parigina e delle gallerie parigine, dove lei espone. In questo caso è molto più fortunata di Frida Kahlo, perché Frida Kahlo andrà a Parigi più volte, cioè andrà nel 38 su suggestione e indicazione di André Breton, che le aveva promesso di realizzare per lei una grande mostra monografica. E invece Frida Kahlo sarà ingannata, perché una mostra monografica per lei a Parigi non ci sarà, e alcune sue opere saranno messe quasi un po' in disparte nella mostra dedicata alla pittura messicana organizzata da Breton. In questo caso, quindi, Tarsila do Amaral ha una fortuna maggiore e una visibilità maggiore. Mentre a Parigi nel 26, insieme a Osvaldo De Andrade e ad altri amici, organizza un viaggio culturale in Europa. Qui avete già riconosciuto, anche se l'immagine è un po' piccolina, l'Eretteo, no? Uno dei più importanti edifici dell'Acropoli ateniese. Tutti gli studenti di storia dell'arte, ma non solo, studiano questo
monumento per le forme, l'eleganza soprattutto delle statue cariatidi che reggono la struttura. Dalla Grecia si sposta al Cairo e poi a Gerusalemme per poi ritornare a Parigi, dove nel frattempo si sposa, avendo ottenuto il divorzio dal primo marito, con Osvaldo De Andrade e sposi, se ne ritornano a San Paolo, dove lei continua a dipingere la modernità di San Paolo del Brasile, città in cui ormai ci sono le macchine sempre più frequenti, e ci sono le stazioni per il rifornimento della benzina. Ma c'è anche la tradizione, come questo corretto di angeli, no? Improntato appunto a quella che è la religione popolare. Il ritorno a San Paolo del Brasile a partire dagli anni, dalla fine del 26 e nel 27 segnano il suo definitivo recupero di quella che è la tradizione del paesaggio e della cultura brasiliana, ma questa volta con una consapevolezza nuova di sintesi. Guardate ad esempio la forma delle piante grasse, dell'albero fiorito e le due montagne, che sono due parabole a concavità verso il basso, no? Due segni azzurri trasfigurati. Perché? Perché lei sta concependo quello che diventerà il manifesto antropofago. Attenzione, qui i cannibali nel senso fisico del termine non c'entrano niente, ma il concetto di cannibalizzazione, mesmerizzazione invece c'entra e come. Tanto è vero che insieme a suo marito fonderà per una decina d'anni scarsa una rivista di antropofagia dove appunto il cibarsi degli altri esseri umani non c'entra niente, ma c'entra invece il concetto di cannibalizzare le altre culture per crearne una nuova. Diventa quindi evidente, dopo già l'esperienza della negra, quella figura che abbiamo visto femminile, che la cultura brasiliana contemporanea deve nascere dalla capacità di assorbire, ripensare, cannibalizzare, mesmerizzare e ridefinire tutte le culture che hanno contribuito alla nascita del Brasile. Il Brasile non era soltanto la conquista portoghese, non era soltanto gli schiavi, ma era il continuo afflusso, lo abbiamo detto, di culture italiane, francesi, tedesche, spagnole. Tutto quel mondo europeo che stava arrivando, che era arrivato in Brasile, deve contribuire alla nascita di una nuova capacità di vedere il mondo. Il manifesto antropofago, come il manifesto del cubismo, come il manifesto del surrealismo, eccetera, eccetera, traccia una linea. Dobbiamo interpretare il presente brasiliano cercando di fondere in questo presente tutte le sensibilità che arrivano dall'Europa e dal sostrato culturale brasiliano, dai nativi, dagli africani che sono stati portati come schiavi e così via. E quel modo che vedete davanti ai vostri occhi di dipingere, che è evidentemente influenzato anche dal surrealismo, oltre che dal cubismo, è il tentativo che lei fa di essere antropofaga, cioè di usare un codice di lettura nuovo di questa cultura. Il manifesto visivo dell'antropofagia è questo stranissimo quadro, che in realtà è un tentativo molto surrealista, perché se lo mettete a confronto con le opere di Picasso di quegli anni, vedete che c'è un'influenza fortissima con questi grandi piedi, queste mani. Queste sproporzioni che appunto si rifanno alle forme, ai biomorfismi del surrealismo, soprattutto di Picasso. Questo è il ritratto del marito, tra virgolette, ritratto. Vedete com'è lontano rispetto ai ritratti che abbiamo visto precedentemente, ma è intitolato Abba Poru, dove Abba Poru significa Abba uomo. E poru, nel linguaggio ovviamente delle tribù brasiliane, significa mangiatore di carne umana, uomo che mangia carne umana. Tu, mio Osvaldo, sii antropofago, nel senso cannibalizza, dal
Respira, utilizza tutte le culture per costruire insieme a me un nuovo modello di cultura brasiliana. E quindi, sulla scorta di quella che era stata la sua esperienza francese, di questa sua consapevolezza che essere pittrice brasiliana significa essere una pittrice che guarda alle grandi trasformazioni dell'arte in Europa e le riporta con un linguaggio nuovo, però è tipico del Brasile. In Brasile lei continua a dipingere. Nel 28 aggiungendo a questa consapevolezza della cannibalizzazione un altro strato, questa volta un adstrato, non un substrato, qualcosa che sta sopra, e cioè surrealismo, il sogno, la visione, la dimensione onirica dell'inconscio, di qualche cosa che quindi no, va oltre la dimensione della rappresentazione della realtà. Qui è evidentissimo. Oltre alla sintesi del lago, della luna, delle nuvole, guardate la figura del cactus, che è una realtà antropomorfa, sembra un ometto sterilizzato, il protagonista del quadro, sembra un uomo che sta guardando il paesaggio. Questo altro quadro intitolato Sogno, un quadro amatissimo da suo marito Oswald, rappresenta proprio il momento in cui la percezione della realtà. Vedete questa ripetizione dell'immagine, no? Che va avanti, che va avanti. È come se ci desse l'idea del movimento della percezione della realtà che svanisce nel sogno e nel sonno. Quando noi abbiamo questa immagine e poi sprofondiamo nel sonno. Ecco, il sogno che viene a mangiarsi la realtà e il sonno che si porta dentro l'ultima percezione della realtà dentro l'universo onirico, che il manifesto dell'antropofagia non sia appunto il manifesto dei mangiatori di carne, nel vero senso della parola, ma dei mangiatori di cultura, è rielaborato da questo quadro in cui vedete sono fuse due realtà. Una è la citazione rivista e corretta della negra, vedete il seno, no? L'altra del ritratto del marito come antropofago. Antropofago o Ovaparu, quello che abbiamo visto prima, quasi a mettere l'inizio e la fine del suo processo intellettuale di formazione di questa nuova idea della pittura. Ho cominciato dalla negra nel 23, ho finito nel 28 e in quegli anni, in quei 5 anni, ho preso consapevolezza di che cosa significa essere una pittrice brasiliana che guarda l'Europa ma guarda anche al Brasile. E che quindi reinterpreta costantemente questi moduli in una rappresentazione, vedete, sempre più sintetica e un po' misteriosa della realtà. Ad esempio, il quadro che avete davanti, Sole a ponente, quindi quando il sole a ponente, il sole sta tramontando. Questo è un tramonto, no? È che è un tramonto, lo capiamo dal colore vertiginoso, da questi arancioni, da questi gialli. Poi però guardiamo le altre cose e rimaniamo un attimo inquieti, nel senso che gli alberi, i cactus si stanno trasformando in qualche cosa di masse verdi solide dalle forme indistinte. Poi c'è quello strano gancio che in realtà è l'interpretazione sintetica di una roccia, perché lei fa questo quadro guardando una cartolina. E poi quegli animaletti che sono dei girini che stanno popolando l'acqua, no? Girini che poi si trasformeranno in rane. E qui siamo nel 1930. In mezzo c'è la famosa crisi del 29, che ha una ricaduta drammatica in Brasile, in realtà in tutta Sud America, perché queste economie, che tra l'altro erano fortemente legate all'imprenditoria nordamericana e anche alla speculazione degli azionisti sudamericani, fanno sì che quando c'è il tracollo della borsa di New York, questa a cascata con un effetto domino rapidissimo arriva anche in Sud America e arriva in Brasile. Il 29 quindi inizia bene perché inizia con una sua mostra al Palace Hotel di San Paolo, ma continua malissimo perché suo marito si innamora di un'altra e quindi la lascia e l'economia va sempre peggio, tanto che lei riesce a salvarsi per il rotto della cuffia vendendo le fazende, quanto era rimasto delle fazende del padre, e poi, grazie a un'amicizia,
diventando per un breve periodo di tempo curatrice della Pinacoteca di Stato di San Paolo. Ma nel 1930 scoppia, a causa della crisi del 29, scoppia anche in Brasile una rivoluzione. Getúlio Vargas diventa un presidente dittatore, che rimarrà fino al 1945 a governare il Brasile, che in questo momento, anche guardando le foto, si vede molto bene, è decisamente filofascista, cioè allineato su quelle che sono le visioni, le percezioni politiche italiane e anche tedesche. Quindi il regime di Getúlio Vargas pone una stretta anche alla politica modernista, ovviamente. Lei nel frattempo aveva conosciuto un intellettuale comunista, Luis Martín, che diventerà poi il suo terzo marito, e decide di lasciare, quindi, di lasciare San Paolo del Brasile e il Brasile e andare in Unione Sovietica. Quindi nel 30 lei va in Unione Sovietica e fa un viaggio che la porta a conoscere, oltre Mosca, San Pietroburgo e altre, Leningrado, anzi, scusate, e altre città. Quindi adesso noi vediamo la fase della produzione paoista dedicata ancora alla poetica della sua terra. L'ultimo lavoro che viene fatto nel 31, prima di lasciare appunto il territorio, e alcuni quadri un po' sognanti e pseudo surrealisti, prima appunto di andare via, come questo Urutu, che è un personaggio della mitologia sudamericana, il serpente, no? Che regge l'uovo, quindi il serpente della generazione della vita. Nel 1931 raggiunge, come vi dicevo, l'Unione Sovietica, viaggia in Unione Sovietica, torna attraverso Parigi, torna in Europa, vede Berlino, viaggia in altre capitali e poi ritorna nel 1932 in Brasile, dove viene arrestata per 2 mesi. Perché, lo avete già capito, se il regime era filofascista, lei arriva addirittura da Lourdes, ha manifestato interessi nei confronti del comunismo, si accompagna a un intellettuale comunista, quindi ovviamente viene guardata con molto sospetto. Viene rilasciata in virtù della fama che ormai aveva conquistato da tempo e negli anni 30, nei primi anni 30, come vedete in maniera inequivocabile, direi, da questo quadro, è attratta molto temporaneamente, devo dire, dai temi sociali, è legata quindi un po' a questo filone operaistico, 1933, operai, dove vedete abbiamo volti, no, che rappresentano personaggi socialmente appartenenti a realtà diverse, persone di colore, anziane, europei, con i capelli biondi, senza capelli biondi, perché veramente sono una massa che appartiene a quel mondo dell'immigrazione anche europea, e dietro questo meccanismo della fabbrica e ancora questa seconda classe, che è un'evidente citazione delle masse di povera gente che abita in Brasile. Vedete questi volti scarni e maciati, sono tutti scalzi, eccetera, eccetera. È un percorso simile a quello che qualche anno dopo farà Frida Kahlo nella presa di coscienza di quella che è la dimensione sociale, anche se in calo, si manifesterà in maniera un po' meno evidente. Gli anni 30 sono quindi gli anni della presa di coscienza politica, ma anche gli anni in cui, per sopravvivere all'interno di un regime fascista, decide di staccarsi, diciamo così, da quella che è la rappresentazione appunto della povertà, della miseria, della società non sempre così accettabile, e una sorta di riflusso nei confronti di temi spirituali, come in questo caso, dove però vedete il tema sociale è presente, perché questi bambini scimmiette, no?
stanno intorno a una vergine di colore, quindi il tema della povertà viene declinato come tema della misericordia, della protezione della vergine, viene ripreso il tema dello schiavismo, quindi la denuncia comunque delle condizioni sociali delle persone, e poi, subito dopo la guerra, torna invece questa rappresentazione molto particolare, che è surrealista, del tema ad esempio delle stagioni e del sogno, come vediamo qua, dove abbiamo queste due figure che in realtà con i colori così tenui rappresentano ad esempio la primavera, mentre questa, lo capite subito, è l'autunno con questi colori, no? Scuri, e dove però queste figure biomorfiche che ricordano appunto la stagione dell'antropofagia, ma anche il surrealismo europeo, si coniugano, questa è l'estate, ad altri tipi di rappresentazione. Sogno, mistero, surrealismo, ma anche saldo ancoraggio a quella che è la tradizione pittorica. Questa è una sua nipote che, come vedete, viene rappresentata ripescando nel suo bagaglio di formazione quella tecnica impressionista che comunque aveva rappresentato l'imprinting della sua pittura. E intanto, citazione anche di quei tentativi nel 1935, c'era stato un tentativo di insurrezione nei confronti del regime di Getulio Vargas, che verrà sedato violentemente, ma che in qualche modo viene citato con questa bandiera rossa, vedete, che viene portata, che è bandiera del divino, ma non solo. Temi classici, quindi, come la citazione della maternità e della povertà. Questo quadro si potrebbe mettere vicino ai lavori che Picasso aveva fatto per Parade, ad esempio. Tale è la citazione delle forme muliebri, temi sociali, ma anche progressiva rivendicazione di quella che è l'emancipazione delle donne, che nel mondo brasiliano sono sempre più attive politicamente. Pensate che, ad esempio, la rivoluzione del 35 vedrà molte donne interpreti, diciamo, di quella che è la posizione comunista all'interno del mondo brasiliano, e citazione di quelle che sono le condizioni dei bambini, come in questo caso, dove, come vedete, la suorina tiene in braccio una bimba bianca, ma intorno c'è un mondo in cui il colore della pelle è declinato in tutte le nuance, a indicare come l'essenza della cultura e della società brasiliana di quegli anni era quella di un melting pot nel quale effettivamente, senza distinzioni, tutti si mescolavano. E questo è Luis Martín, il terzo suo marito, poeta, vedete che ha rappresentato con alle spalle una serie di volumi, perché era proprio un intellettuale, un traduttore, un poeta, un giornalista, ma nel corso della sua produzione non dimenticherà mai quello che era stato così l'imprinting, ancora una volta, dei colori, delle forme del mondo brasiliano, che continua a recuperare negli anni 40 e soprattutto negli anni 50, citando anche avvenimenti storici come quello della nascita del Brasile portoghese, con questa citazione dove vedete i personaggi hanno gli abiti settecenteschi e stanno appunto compiendo un rito religioso tipico. Questi due mondi si fondono in questa sorta di allitterazione visiva, no? Ripetizione sintetica del porto di San Paolo e della costa, e con queste geometrie rigorose che lei continua a riproporre negli anni 50, insieme a queste citazioni appunto di un mondo brasiliano aperto al confronto e alle varie dimensioni etniche che lo generano. La fine degli anni 50, gli anni 60 non sono per Tarsila gli anni migliori, la sua condizione economica peggiora progressivamente. Nel 1966 muore Dulce, la sua figlia, muore per complicazioni legate al diabete. Per fortuna la nostra pittrice era riuscita a ricomprare la fazenda nella quale era cresciuta, non quella nella quale era nata, e quindi
grazie anche all'aiuto di intellettuali degli anni 50 e degli anni 60, riesce a condurre una vita che non era più quella dei fasti degli anni 20, ma nella quale comunque continua a dipingere con questi colori, come vedete in questa ultima citazione, forti, violenti, che guardano alla meraviglia dei luoghi brasiliani e a una terra che è veramente fusione di tutto e che richiamano le opere di Gauguin, Chi siamo, dove andremo. Questo quadro è una citazione esplicita del famoso manifesto di Gauguin, al quale lei dichiara in maniera esplicita di rifarsi, soprattutto nei momenti in cui cita appunto questo esotico. Siamo così arrivati alla fine di questo nostro viaggio, magari rapido, in quella che era stata la vicenda di Tarsilya do Amaral, un personaggio amatissimo in Brasile, abbastanza conosciuto anche in Francia, credo pressoché sconosciuto in Italia, dove, siccome siamo a volte molto condizionati anche da un modo di condurre, diciamo così, anche la cultura secondo schemi predefiniti, abbiamo fatto ormai di Frida Kahlo un mito, continuando però a ignorare la maggior parte delle altre artiste sulle quali continueremo, se ne avrete voglia, a gettare uno sguardo con l'incontro di mercoledì alle 17:30, dove saremo ancora in giro per il mondo. Questa volta saremo negli States, quindi in America, saremo con una pittrice afroamericana, finalmente una donna di colore che dipinge e diventa anche famosa, che è per secondo me definibile come l'altro volto della pop art. La pop art è vaste, è bianca, ma veramente bianca. Pensate ai colori di Andy Warhol, no? Che si metteva la parrucca bianco platino. Ma esiste anche una pop art che è di colore, penso a Basquiat, che si muove nella factory di appunto Andy Warhol, ma soprattutto questa straordinaria pittrice, la McLini, della quale appunto parleremo mercoledì prossimo, se avrete voglia di andare in viaggio. Grazie per essere stati con me in questa oretta, buona serata e buon martedì, visto che ci vedremo mercoledì. Alla Ciao, prossima, grazie. a tutti voi, ancora grazie. 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 Grazie.